Vi avviso, questo sarà un video spesa con schifezze. Ebbene sì, questa volta sì. Sono ancora con la giacca perché sto morendo di freddo. Poi ho preso freddo anche a cena. Siamo stati all'Old Wild West, solo che ci hanno messo in un posto dove c'era il tubo dell'aria sopra e non usciva aria calda. Quindi io sono stata quasi tutto il tempo con la giacca. Poi per mangiare l'ho dovuta togliere, se no non riuscivo a muovermi e mi sono messa la sciarpa a mo' di scialle per coprirmi il collo e la schiena, solo che non è bastata. Insomma non si stava proprio bene bene bene, comunque siamo stati a fare la spesa io e Franz. Per iniziare subito carta da cucina e carta da culo, carta igienica. Adesso al Lidl c'è solo questa qui da 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8, 16 rotoli. Sono 16? Non so contare. Sono 6, 6, 12. La matematica non è mai stata il mio forte, ve lo dico, io avevo 2 in matematica, 3 quando andava bene. Quindi ok, sono 12 rotoli. Una volta invece facevano il pacco da 8, sì, da 8. Quindi solo così. E non so perché adesso abbiano cambiato formato, ma c'è solo questo. Mi credete che non so da dove iniziare? Allora, partiamo dall'emisfero. Vediamo. Oh mamma, questa è la borsa. Dunque, emisfero ho lo scontrino e sono 22,82 euro. Eccoli qua, i prezzi. Vediamo cosa ho preso. Allora, zucca, 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 questa qua già c'è cioè, già il pezzo aperto, quindi devo farla non in brevissimo tempo, ma insomma. Aspettate che non voglio rompere tutto. Poi mi sono presa il ketchup, io adesso amo questo qui della Calvé e quindi ho preso questo. Ho ricomprato di nuovo la nocciolata Rigoni d'Asiago dopo ben 4 volte che non la compravo, prendevo sempre la Novi. E adesso invece ho deciso di ricomprare questa. Costava oltretutto un po' di meno. Poi, come cibo, le banane prese sempre all'emisfero perché così non abbiamo speso i soldi. No, vi dico la verità: al Lidl c'erano delle banane che facevano schifo. Ma sapete cosa vuol dire schifo? Emisfero, questi qui, come si chiamano? Feltrini, perché devo metterli sotto lo sgabello, sotto a quella sedia. Devo metterli un po' ovunque, quindi ho deciso di prendere questi qua misti. Un sugo lampo. Poi c'è uno spazzolino di questi, una spazzolina multiuso. L'ho presa fucsia e ho preso questa. Voi vi chiederete, ma che cacchio la usi a fare questa padellina? Quella padellina piccola. Questa qui io la utilizzo per la pappa di panna. E, è la dimensione giusta per la sua dose, anzi è anche un po' grande. E quindi sono presa la padellina per panna. Vabbè, 2,95 euro questa qua. Quant'è costata? Due spazzolina 1 euro. E vediamo dov'è il padellino. 2,95 euro, insomma. Comunque, questi due. Ho preso questa, ce l'ho, però è quella che uso in bagno per le mani. E quindi ho deciso di prendere una per la cucina perché ho i topinambur da pulire. Che me li ha portati la mia amica e quindi mi serviva una spazzolina per forza per la cucina, solo esclusivamente per la cucina. Infine ci sono questi del emisfero, cordon bleu di pollo, i soliti, e una confezione di macinato. Questa la devo mettere via subito perché sennò si annerisce subito e puzza subito. Cioè, ecco, Panna l'ha già sentita. Ok, borsa vuota. Passiamo al resto dei due negozi. Mi metto un attimo più comoda. Qui ci sono le bugie, i crostoli. Qui si chiamano crostoli. So che invece in altre parti d'Italia si chiamano diversamente. Eurospin, schifezze, patatine, cacio e pepe. Queste non le ho mai comprate, però queste qua so già come sono perché le avevo già comprate. Queste sono al lime e peperosa
E come altra schifezza? Queste, le stick. Oh wow. Poi, Eurospin, pesto alla genovese senza aglio e sugo alle vongole. Ho comprato anche questo, scatoletta di filetti di sgombro all'olio extravergine d'oliva grigliati. Li ho presi perché per fare la pasta sono buonissimi questi qua. No, l'altra volta avevo comprato quelli del Lidl. Stavolta ho preso quelli dell'Eurospin per vedere se sono diversi. Comunque ci era piaciuta molto la pasta con questi, quindi ho ricomprati. Anche a Franza era piaciuta, quindi meglio così. Crackers Doriano, sono quelli che preferisco in assoluto, ve lo dico sempre. Le tavolette accendifuoco, sale grosso. Queste che sono tipo i baci Perugina, sono tipo, veramente tipo, però sono buoni. Se non li avete mai visti, questi qua provateli, dell'Eurospin sempre. Costano 99 centesimi. Poi all'Eurospin due casse d'acqua frizzante, l'acqua che è quella che costa meno frizzante, quindi 14 centesimi a bottiglia. Poi vediamo, sale grosso, ok, brioche cioccolato, ok, brioche cioccolato, quindi queste qua si sono schiacciate un po', ma sono quelle che non so dove le facciano, comunque ci sono queste, altre schifezze. E un'altra cosa dell'Eurospin, la panna senza lattosio. Scontrino Eurospin, eccolo qui. Quindi 13,60 euro. Boh, ho deciso adesso, improvvisando, di tagliare il video. Quindi vi lascio Emisfero ed Eurospin. E faccio il video lì dalla parte, perché ho un po' più cose. L'Old Wild West, che torna su, perché ho preso freddo a cena. Insomma, quando si prende freddo, comunque ho Pepe qua che mi fa da assistente. Voi non lo vedete, ma è sullo sgabello dove ho la borsa, ci sta anche lui e quindi si è messo lì a farmi, a controllare che cosa tiro fuori dalle borse, in realtà, diciamolo, lui è il controllore. I crackers Doriano sono quelli del Lidl, quindi ve li farò rivedere. Anche la carta igienica e la cosa, che casino. Vabbè, ve li rifaccio vedere nell'altro video spesa. Vabbè, dai, voglio fare dei video più corti perché sono fruibili da più gente, magari anche chi non ha tanto tempo per stare dietro ai video, ai canali che segue. Se sono video un po' più corti, riesce a stare un po' più dietro, cioè riesce a guardarli anche. Se sono video di 15 minuti, 20 minuti, non tutti hanno 15-20 minuti liberi totalmente a disposizione, quindi ho deciso di tagliare un attimino la situazione. Vabbè, ci vediamo in un altro video come sempre, vero Pepe? Salutiamo Pepe, vieni qua. Opa. Oh, che ciccione, saluta Bupi. No, le unghiette sulla giacchetta, oddio mio. Bupi, ciao. Non è molto convinto, ehi, capito? No, è tutto attento. La panna è ferma, non la guardare, guarda lì quello. Oh, c'è di nuovo quel gatto. Vabbè, che trippa. Va bene. No, non si può tenere in braccio. Non è il momento adatto questo. Si è capito? Ci vediamo al prossimo video. Ciao.